Ma per Shulk, decidi di andare per Shulk, Poggers, niente Rob, quindi... Stavamo parlando prima del fatto che tutti i Shulk main, quando è uscito Sora, hanno fatto I don't want to play with you anymore, tipo, e hanno buttato via Shulk. Ma poi perché? Non lo so, perché, vabbè, fan di Kingdom Hearts e fan di Xenoblade mi sa che hanno un grande, come si dice, Ma cioè, perché da un è lato un cerchio dal lato è un bel gioco e dall'altro no. praticamente. Vabbè, i primi Kingdom Hearts erano molto belli, Kingdom Hearts, cioè, io, Xenoblade è il mio gioco preferito. Però Kingdom Hearts 1 è anche, cioè, nella mia top 3, tipo Stiamo top 5. perdendo intanto la cutscene di Derd. Vabbè, Un po' improvvisata questa sì, cut, era comunque in engine. è già un 70%. No audio, ovviamente, deve andare via, Quando ok? mai? Aspettiamo il prossimo game per sistemarlo, Ti perché fai i sottotitoli te dell'audio. no. Fai i Mi sa che rumori c'è un da. problema quando la gente cambia il controller. Perché secondo me ogni volta, ogni set va via l'audio, quindi non so. Cioè. Sì, Vabbè. poi comunque il problema di Shulk in Shield è che è utile per uscire dalla combo, però poi lo dovresti togliere, perché No, sennò te ne prendi altri assolutamente. Ti 57. ritrovi con un personaggio che è lentissimo, e, cioè perché adesso si prende meno danno, va bene, ok, però. Sì, però ok che ti prendi meno danno, ma tanto quella percentuale lì è solo danno, cioè solo danno extra che ti porta più vicino alla morte, Sì, non è che ti esatto. cambia tra morire e non Vedo morire. Derd sta facendo un. Vabbè, per spendere questa smash, ok, bellissima. Ma Derd sta facendo un casino di side B, soprattutto grande. Non so bene il perché. Prima, magari non mi si input di Nutar B, non so. No, può darsi, ma può darsi anche che sia Se semplicemente qualcuno me lo sa un. Può essere anche spiegare. solo il set di che. Che Bello, bello. F-smash! Carino. Non me l'aspettavo neanche, era proprio lì, Sì, cioè, letteralmente sto sì, sì. lì. Vieni dentro la mia hitbox. E credo che li voglia fare perché dopo il side B può fare. Ha la combo specific, non ha la combo specific contro Shield Shulk. E adesso E credo che lui possa fare Bear e Apair per punire. Tanto il Fair post buff copre, fa anche 2 frame. sì, esatto. Dato ne vorrei sottolineare Cioè, Fair quanto è F-Smash. andato lontano con quell'F Smash Sì. Shulk in Smash. Perché penso sia il personaggio più leggero con la Smash Monado. Non lo so, eh. Penso di sì, non sono sicurissimo, Forse però. Pichu è comunque più leggero. Esatto, mi viene il dubbio che però Pichu forse sia ancora più leggero, però non lo so. Vabbè, vediamo comunque. Intanto Però Derd è siede su una leggero. lead molto. Solida, Sì, molto decisamente solida. solida. Anche perché, cioè, a parte quell'F-Smash lì di prima, non l'abbiamo Dibble qua visto. deve trovare Però bravo Dibble a qualcosa. fare. Niente, ha trovato Lì l'ha l'SD. no, beh, lì l'ha seguito bene, cioè lui No, per Dibble fino carità, certo. all'ultimo ce l'ha fatta, Ecco qua. il Bear tra l'altro mi sa che la Monado Smash non serviva No, neanche. assolutamente. 140% avrebbe killato lungo. Soprattutto all'edge, cioè. Sì, Vedi, ha fatto un credo, altro no, ma side B. quello lì è per No, avvicinarsi quello sì, quello sì. di positioning, ma perché dopo il side B a certe percentuali può farti Bear, Che bello, Falco, mamma mia. c'ha proprio le combo così, e poi il Bear di Falco che ti ammazza Il Bear a di meno Falco, 7. mossa assurda, esatto. Eccolo lì, no, ha sbagliato. Quello è un bel loop, cioè, non è propriamente un loop. Mentre noi stiamo qua a giocare a Smash, Falco invece gioca a Guilty Gear. Guilty Gear, esatto. Popoff gigantesco dietro di noi. Cioè, è saltato. Voi Una non lo potete sedia. vedere, ma si è infilato nel soffitto. Mamma mia, è caduta una sedia qua, mi sono cagato addosso, vabbè. Niente. Non so neanche bene cosa sia Poi successo. voglio dire, ha proprio fatto in Pulse Loser Round 3. Esatto. E niente, T-Ball ci ha lasciato. Salute. Non so, non ho ben visto la cosa dell'origine di quella. No, nemmeno io. Intanto Derd, quello che si porta Ha su di fatto uno un air zio. dodge al bassa, Allora, ma non ho ben capito come mai. aspettate un secondo che. Non c'è audio. Il mio problema è che il telecamera non arriva a Sì, esatto. Non so più che inventarmi. Vabbè. Sì, c'è un giocatore di Smash che si è infilato sul soffitto da quanto era Adesso felice. dobbiamo tenere tutto con le gambe, Sì. così. Sarà probabilmente lì aveva sotto il sedere aveva un po' di dinamite Acme. Grazie. Tipo Willy il coyote.
Nella mia testa il tema di Smash sta continuando ad andare, in realtà. Sì, non sì. Si interrompe. Sì. Il mio cervello comunque riempie i gap. Esatto, ma è giustamente. Yeah. Vediamo se switcherà Rob. Ok, switch al main. Sì, andate. Sì, diciamo che la partita di prima era decisamente poco convincente come... No, certo, sicuramente Shulk non era... Derd sta giocando molto bene, poi Dibo sta andando secondario, sicuramente lo vedremo meglio. Probabilmente magari voleva provare Shulk per il semplice fatto che Rob contro Falco è un matchup stressante, perché ok, Rob fa tutte le sue cose, il personaggio top tier, tutto quanto... Però Falco ti prende un hit, ti mette in disavvantaggio sì, per sì, un'ora e mezza. Il vantaggio di Rob è che gli puoi punire un sacco da recovery. Sì, quello assolutamente. Poi più che altro... Cioè, anche se deve fare side B, se fa side B da lontano, tu basta che stai all'edge e droppi side B col tuo e lo copri. Esatto. Lui non ci può fare niente. Più che altro... Se deve fare a B, ancora di più. Cioè, proprio è gratis. È il fatto che... cioè. Ripeto, roba, tutto il neutral, tutto quanto. Il problema è che l'unico vero problema di questo personaggio è che è grosso. E un personaggio come Falco se ne approfitta. Esatto, se si ritrova, oh, posso farti upro, ti fa tutte le porcate possibili. Lì, infatti, lì è arrivato. Infatti. Lì abbiamo già visto prima la tilt e ha cercato il back air. Dibble se n'è andato proprio di poco. Shulk invece spesso può dire, ah no, shield art. Oh, bello il reflect. Bello, non sì, colpisce sì. Indietro. Perché si era già sfornato l'up smash. Bellissimo l'up smash auto shield. Sì, Dibble ha un po' la mania di cadere con un aerial. Con Rob è difficile non farlo con le... No, per carità, però appunto Derdan a un certo punto se ne approfitta. La situazione è di scramble in questo momento, vediamo. Altro, a me spezza perché il... Io sono abituato alla bomba per come ricade. Raga. Io sono abituato a come ricade la bomba, no? Sì. E quindi quando Dibo lancia sul coso, io dico: ah, beh, dai, ricadrà più o meno con i tempismi della bomba. No, ci mette un secolo a cadere quel coso. Non me l'aspetto mai. No, è vero, è sicuramente una situazione particolare. Ok, è partita. Ok, non uccide perché si è morto lui invece. Mamma mia. Bello, okay. Bello. Reversal. Situazione, ok. So, mi è piaciuto un bellissimo. Sacco. Bellissimo. La situation awareness di Dibble che ha visto. Ok, ho whiffato, gli faccio fast fall nair. Esatto. E lo adesso, prendo. Adesso la kill è mia. Ok, tenta il setup, ma non diventa. Ha fatto un wave dash d'altronde per avvicinarsi. Sì, lì in realtà non so neanche se avrebbe. Probabilmente non avrebbe ucciso il setup di. No, ma sicuramente no. Gyro into side B. Sta andando, pazzo. Ovviamente Rob può tornare perché ovviamente... il multi-hit che non è funzionato. Uno aveva proposto di. Dato che adesso il prezzo del carburante è aumentato, Rob dovrebbe pagare di più per. Sì. Non può riempirsi così tanto perché a parità di prezzo logicamente cioè. Ma poi non lo paghi neanche 5,99 Rob. Esatto. Ok, vediamo. Mashable velocissimo. Mashato proprio come un animale. L'ho sentito. Qui continua a scendere con molto il... Molto bene, mi piacciono molto queste combo di Falling Fail. Non te lo aspetti, perché vedi Fail, ah ok, adesso verrà lanciato. Invece no, atterra giù col Fast Fall e ti prende. Bellissimo l'up smash per leggere la roll. Ok. Yeah. Non è ancora finita perché Rob sappiamo ha comeback potential. Sì, no, Rob può tranquillamente, anche perché aveva il gyro in mano. Esatto. E intanto si becca down tilt, dash attack. Sì, lì non... Probabilmente può Dibble dovrebbe ottimizzare un po' le sue punish, perché spesso anche lì quando era in tech situation ha sempre scudato. Mm-hmm. Che ci sta, ma puoi semplicemente stare un pochino mamma lontano mia. E con... lì avesse fatto side B anziché il gyro l'avrebbe forse ucciso. Può essere, sì. L'up smash! Attenzione, il comeback! E il back air prende la kill. Mamma bello, mia, bello, stava per fare... E lì ha sbagliato Dibble, perché avesse fatto il side B anziché caricato il gyro aveva preso la kill quando sì. Era in fase di edge. Sarebbe fare un comeback assurdo comunque di Dibble. Bello, cioè, bello. Sì. Quasi uno stock. Cioè, nel senso, no, più di uno stock. Però quasi di game. Se l'ha preso, wow. Sai cos'è?
veramente bello. Stiamo vedendo livelli molto alti adesso. Sì, no, sono contento anche perché Diebold è migliorato moltissimo negli ultimi 2 anni. Davvero tanto. È partito che neanche non sapeva giocare, come tutti quelli che partono. Vabbè, ovviamente certo, non inizi che sei MK League, sì, non inizi che sei imparato. Ed è comunque arrivato a oggi, ha settato la sbarra davvero per entrare in top 16 winner side. Ha battuto Ale, ma dai, sì, l'ultimo match delle pool. E vai su game, incredibile. Sì, un attimo, adesso c'è muoviti, oh stagista, ma che cosa vuoi? Vabbè, comunque veramente, cioè, per battere la sbarra comunque perché dove è molto forte, quindi la sbarra oggi non ha performato, no, non ha passato le pull. Pensa a te, probabilmente anche causa che un po' che un bel po' che non gioca, sì, gli esatto, ultimi mesi non era neanche qua a Torino, quindi era la sua madre e padre la pull. Va bene, intanto vediamo questo. Probabilmente game anche quello ha aiutato. Cioè, come hai potuto vedere, cioè. Sì, no, Paco, cioè, Paco 57... ha preso 2 hit e ha fatto 61%. Oh, no! Sì, questa è una kill facile, assolutamente. Da lì si può. Quanto l'ha portato di lato? Mamma mia. Sì, l'altro è appunto un corner carry assurdo, mamma mia. Cioè, l'ha proprio portato. Ma sussullato, wow, grande Derd. Che risposta, mamma mia. Wow, può permetterselo. Tu comunque mi fai save B, io ti faccio tutto. Proprio l'ha cercato. Tipo l'unico fussul volontario della storia dell'umanità. No, Lerdo. Vabbè, questo match, raga, è un minuto è passato. E ci sono 3 stock andate via. Cioè, veramente. Non aveva neanche senso quell'Lerdo perché non ti avrebbe mandato verso lo stage. Quindi non dovevi teccare. Non so se avesse. Vabbè, è morto. Vabbè, a 57. Game più veloce mai visto. Il Diebold si porta. 6 a 40, cioè un minuto e 15. Un minuto e 15. Ah, ci sta in una clip. Un minuto e 15. Sì, un minuto. Sì. Ci sta in una clip. Sì, sì, sta questo game. Cioè, veramente. Clipatelo, cioè, nel senso. Game assieme. E non è neanche stato un testo che è stato. Duro, sì, cioè, sì, sì. Cioè, comunque. Se ne sono presi. Entra subito in azione. Bravo Diebold, niente da dire. Bravo Diebold. Che match. Smash Ultimate, signori e signori. Vabbè, dai, non abbiamo visto troppe cose strane. Vabbè, però abbiamo visto un side B di Rob che killa a 50, a 60. Esatto, footstool, air dodge. A essere onesti, Diebold era molto molto basso, per cui il footstool l'avrebbe ucciso. Sì, sì. E più che altro anche Falco se lo può permettere perché ha il salto più alto, sì, del gioco. Ha il double jump. No, il double jump non lo so. Ha il full hop più alto del gioco. Quello sono 100% sicuro. Sì, forse il double jump. No, forse tipo. Forse anche Kazuya ce l'ha. Non può essere. Kazuya ce l'ha altissimo. Chi? Kazuya. Ah, sì, Kazuya ha il double jump enorme. Sì, perché c'è quella roba da demone. Non conosco molto bene Tekken, ma quella roba tipo che si trasforma in un demone. Sì, quindi, è vero. Okay. Ragazzi, eccolo lì. Il backhand. Bello. Questo, quello lì l'ho visto, io sapevo già come andava a finire quello. Ecco, esatto. Che bravo che cade dentro qua. Sì, Der comunque è molto, molto consistente. Sì, assolutamente. Bellissimo. Bravo il Tomahawk, molto bello. Sapeva che non avrebbe fatto. Si era coperto poi col gyro. Sì, no, beh, sapeva che il gyro non ce la faceva a resettarlo. No, certo. Quindi non ha fatto un aerial, ma ha fatto la presa. La presa per altro perché Derd era costretto a fare. Sì, sì, o infatti scudava o faceva un getta. Penso fosse plus lì, quindi non poteva, sì, farci muovere. Vabbè, comunque, vediamo. Adesso una situazione sicuramente vantaggiosa per Derd in questo momento che. Però Diebold, attenzione. Manca la tech. Ok, no, lì è stato avido. Vediamo. Però avrebbe ucciso. Apeir e muore. Bello. Ok, il Diebold è ancora in gioco. Però adesso vediamo cosa riuscirà a fare. Ovviamente, appunto, come abbiamo potuto vedere prima, Rob è un personaggio esplosivo in una maniera assurda. Quindi non pensavo che si attaccasse da lì. Voglio vedere un. Voglio vedere un afro. Scusami, un back throw into 6B giusto per farlo. Ok, mi ha ascoltato. No, però stava. Era. Voleva perché voleva provare a fare la zona. La gyro zone. Eh sì, che ti fa da un tilt gyro, certo. Da un tilt gyro ti fa. Vabbè, perché non entra? Forse è troppo alto. Sì, mi sa che ormai è fuori dalla window, perché comunque dopo una certa percentuale. Ci manca. Tipo, non è come. Oh, bellissimo! Il down tilt! Empty hop down tilt. Ma down tilt viene scherzando, è una mossa forte, è sempre stata molto forte.
Sì, poi forse anche merito anche la DI di Diebold, che è stata tutta interna lì. Sì, forse la DI non aiutava, però comunque. Perché è stato più verticale. Esatto. Antic comunque mossa un po'. Sì, sì. Attenzione, Astro. Ok, un po' di danni. Bellissimo il drag down. È molto, molto bravo con i drag down. Sì, sì, assolutamente. È una cosa che sicuramente devi imparare con questo personaggio, perché è la base delle combo di Falco. Però sì, Derd veramente ci mostra la maestria nelle combo. E poi come, cioè, un attimo è su, il secondo dopo è giù sul tuo scudo che ti pressa. Io non vedo molti Falco main in generale, no, giocare. Però io combo così, cioè Tilde mi ricorda, cioè Tide, Tilde, sì, sì. Il giocatore fortissimo americano. Derd è un grande fan. Immaginavo. Ovviamente. Ecco, la up smash. E Derd si porta a casa questo set con un 3-1. Sì, con un po' di, si toglie anche un pochino il sudore della fronte.